Salve a tutti e benvenuti in questo video da Fabio Silver News. Negli anni 70, nel tranquillo comune di Osimo, Italia e Jugoslavia si trovarono al crocevia della storia per siglare un accordo destinato a plasmare le loro relazioni per decenni a venire. Ma di cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando del Trattato di Osimo, noto anche come Traité d'Osimo in francese, scusate le pronunce, Treaty of Osimo in inglese e Osimski Ugovor in serbo-croato, pensate un po'. Questo documento delineava chiaramente i confini tra i due paesi, ponendo fine a una disputa territoriale che aveva radici nel Memorandum di Londra del 1954. Capitolo 1. L'intreccio diplomatico. Iscrivetevi al canale. Era l'anno 1975 e gli sguardi delle nazioni si concentravano su un piccolo comune italiano chiamato Osimo. Qui i ministri degli affari esteri di Jugoslavia e Italia si incontravano per sottoscrivere un accordo destinato a modellare il corso della loro storia congiunta. Il Trattato di Osimo, conosciuto in diverse lingue, come accennato precedentemente, simboleggiava la conclusione di una lunga e intricata questione territoriale, originata dal Memorandum di Londra nel 1954. Questo trattato si immerse nel cuore della delicata situazione del territorio libero di Trieste, definendo con chiarezza i confini tra Italia e Jugoslavia. Tuttavia, dietro questa apparente chiarezza giuridica, l'accordo si trovava ad affrontare complesse questioni identitarie legate alle popolazioni di lingua italiana nell'ex zona B jugoslava e di lingua slovena nell'ex zona A italiana. Le misure di protezione, già in vigore grazie allo statuto speciale legato al Memorandum di Londra, vennero riconfermate nel Trattato di Osimo. In questo intricato intreccio diplomatico, ogni parte si impegnava a mantenere all'interno dei propri confini il livello di protezione previsto dallo statuto speciale ormai decaduto. Tuttavia, il destino di questo trattato fu segnato dall'opposizione delle stesse popolazioni coinvolte. Gli esuli italiani, in particolare, sentivano di essere stati abbandonati dall'Italia, dando vita a un sottofondo di malcontento che avrebbe segnato il percorso delle relazioni future. Nel tentativo di trovare un equilibrio, il trattato contemplò alcune regolamentazioni territoriali. Piccole rettifiche di confine furono apportate, come il ritorno in mano italiana di porzioni di territorio, come la cresta di cima sul Monte Sabotino. Tuttavia, questi aggiustamenti non riuscirono a placare completamente le tensioni, anzi, in questo piccolo capitolo dell'epopea di Osimo si assiste a un'intricata danza diplomatica, in cui la chiarezza formale del trattato si scontra con le complesse realtà delle identità culturali e delle emozioni delle popolazioni coinvolte. La storia si snoda attraverso le firme sui documenti ufficiali, ma dietro a ogni tratto di penna si cela un intreccio di passioni e preoccupazioni che avrebbero continuato a sfidare la stabilità dell'accordo nel tempo. Beh, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. La penna del tempo scrisse nuovi passi sulla mappa confinaria tra Italia e Jugoslavia e il Trattato di Osimo rivelò la sua complessità anche attraverso le modifiche territoriali e le sfide operative che si presentarono nella sua implementazione. Una delle rettifiche più tangibili si materializzò sul Monte Sabotino, dove la cresta di cima tornò nelle mani dell'Italia. Pensate un po', questo apparente atto di restituzione, tuttavia, fu parte di uno scambio ben più ampio. In cambio, l'Italia costruì una strada internazionale che collegava il Collio sloveno a Nova Gorica, un esempio concreto di come la diplomazia si trasformasse in infrastruttura concreta. Nel tentativo di risolvere altre questioni, come l'evacuazione di alcune sacche di occupazione jugoslave in territorio italiano, nella zona del Monte Colobrant, e lo status del cimitero di Merna, il trattato rivelò la sua capacità di affrontare le sottigliezze delle questioni locali. Il cimitero di Merna, precedentemente diviso dal confine, passò interamente sotto la sovranità jugoslava.
segnando uno scambio inusuale di territorio per garantire la continuità di una zona sacra. Il secondo capitolo di questa storia vide anche la promessa di nuovi legami infrastrutturali tra le due nazioni. Il Trattato di Osimo stabilì la costruzione di collegamenti autostradali attraverso i valichi di Fernetti, Rabuis e Pese. Tuttavia, le realizzazioni operative di tali progetti si scontrarono con le sfide del tempo, con i primi due valichi completati solo nel 1997 e, pensato un po', nel 2008. Una visione più ampia che comprendeva la creazione di una vasta zona franca industriale sul Carso, a cavallo del confine, suscitò reazioni contrastanti. Sebbene potesse aprire nuove opportunità economiche, l'opposizione italiana bloccò il progetto. Le preoccupazioni ecologiche e i timori di significativi cambiamenti demografici nel territorio triestino frenarono la realizzazione di questa ambiziosa visione di cooperazione economica. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Capitolo 3. Risonanze temporali. Gli anni successivi alla firma del Trattato di Osimo videro la persistenza delle sue risonanze, intrecciando il tessuto delle relazioni tra Italia e Jugoslavia in modi imprevisti. Mentre le firme sui documenti erano ormai asciutte, le dinamiche intrinseche del trattato continuavano a evolversi, plasmando il corso degli eventi nelle decadi a venire. Una delle tappe cruciali fu la ratifica da parte dell'Italia il 14 marzo 1977, una data molto importante, con l'entrata in vigore fissata all'11 ottobre 1977. Questo segnò ufficialmente il passaggio a una nuova fase nelle relazioni bilaterali, ma le tensioni latenti persistevano. L'opposizione delle popolazioni coinvolte, soprattutto degli esuli italiani, non si placò facilmente. Sentivano di essere stati abbandonati e le risonanze di questa insoddisfazione si fecero sentire in varie sfaccettature della vita politica e sociale. La storia non era stata chiusa con il Trattato di Osimo, piuttosto aveva aperto nuovi capitoli di dibattito e dissenso. La metà degli anni 90 portò una nuova ondata di discussioni, questa volta legate al cambiamento geopolitico. Con il riconoscimento italiano delle repubbliche di Slovenia e Croazia nel gennaio 1992. Alcuni esponenti politici e figure legate agli esuli italiani ventilavano la possibilità di riesaminare il trattato. Tuttavia, il governo italiano scelse ancora una volta di accogliere le dichiarazioni unilaterali dei due nuovi stati, evitando una revisione diretta del trattato. Nel 1994, durante le elezioni politiche in Italia, un'idea audace emerse dalla mente di Mirko Tremaglia, esponente di Alleanza Nazionale. L'intenzione di azzerare il Trattato di Osimo e rivedere i confini orientali dell'Italia fu lanciata come una proposta di riforma radicale. Ma ancora una volta, tuttavia, questa visione audace non fu mai adottata ufficialmente da nessun governo italiano successivo. Le dinamiche tra Italia e Slovenia si intrecciano ulteriormente con la questione della restituzione di beni immobili di cittadini italiani nei territori ora parte della Repubblica di Slovenia. Un incontro nel 1994 tra i ministri degli esteri sloveno e italiano ad Aquileia portò a un documento che affrontava questa problematica. Ma le divergenze e le polemiche in Slovenia ritardarono la conferma dell'accordo. La questione degli espropri e dei beni immobili italiani tornò a galla, diventando una leva di pressione da parte dell'Italia. Il veto italiano all'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea rimase sul tavolo per anni, indicando la persistente influenza delle questioni legate al Trattato di Osimo sulla politica regionale. In questo capitolo conclusivo, le risonanze temporali del Trattato di Osimo emergono come un motivo persistente nella narrazione delle relazioni tra Italia e Jugoslavia. La storia di questo accordo complesso è tutt'altro che una pagina chiusa, piuttosto si riverbera attraverso le epoche, influenzando le decisioni politiche, scatenando dibattiti e continuando a modellare il destino delle comunità coinvolte. In conclusione, il Trattato di Osimo, firmato nel 1975 tra Italia e Jugoslavia a Osimo, è stato un accordo cruciale che ha risolto una lunga disputa territoriale. Questo trattato ha definito chiaramente i confini tra i due paesi,
ponendo fine a una questione iniziata nel 1954 con il Memorandum di Londra. Affrontando complessità identitarie e problemi territoriali, il trattato ha cercato di trovare un equilibrio tra le esigenze delle popolazioni di lingua italiana e slovena nelle regioni coinvolte. Attraverso gli anni, il trattato ha portato a lievi modifiche di confine, infrastrutture condivise come strade e valichi, ma ha anche generato opposizione da parte di alcuni gruppi, specialmente degli esuli italiani. Le sue risonanze si sono protratte nel tempo, influenzando dibattiti politici e dibattiti sulla scena internazionale. In sintesi, il Trattato di Osimo è un documento che ha avuto un impatto duraturo nelle relazioni tra Italia e Jugoslavia, delineando in modo chiaro le frontiere e allo stesso tempo aprendo capitoli complessi nella storia diplomatica e sociale di queste due nazioni. Bene, il video termina qui. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Una cosa molto importante per me e gratuita per voi: l'iscrizione al canale e una reazione, che sia un like, un dislike o anche un commento, sarebbe eccellente. Per me è molto molto importante per far crescere il canale e per portare contenuti sempre migliori. Grazie mille dell'attenzione, io vi auguro una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.